Dopo Padova, anche a Venezia è giunta la protesta dei dipendenti delle case di riposo venete. Un'avvertenza sempre più aspra con i vertici degli istituti per una diversa visione del riconoscimento delle festività infrasettimanali lavorate dal personale turnista. E non solo, c'è pure una richiesta di restituzione di soldi fatta da alcuni dipendenti andati in quiescenza. Ci sono lavoratori che si vedono recapitare delle raccomandate da parte dell'ente dove chiedono una restituzione che arriva anche fino a 6.000 euro, per cui sono somme importanti che di questi tempi sono sicuramente pesanti, tenuto conto anche che abbiamo un blocco dei contratti fino al 2014 e che molto probabilmente il blocco si protrarrà anche fino al 2017. La chiusura dei presidenti IPAB, secondo i sindacati, non aiuta a superare questa sorta di discriminazione che i lavoratori sentono, non essendoci altri casi simili nelle regioni italiane. Nel caso si trovi a lavorare un dipendente in turno all'interno del settore delle IPAB, ecco, questa festività non gli viene riconosciuta. Solo nel settore delle IPAB, se ci spostiamo nel settore della sanità, lì viene riconosciuta. Quindi è proprio una forzatura che fanno sui contratti i dirigenti, i direttori delle IPAB, che noi stiamo contestando. Abbiamo contestato un mese fa a Padova con manifestazione regionale, oggi qui, e non ci fermeremo. Una differenza fra contratto e contratto che si traduce in 11 o 12 giornate lavorate in più all'anno da chi non usufruisce delle festività. Chiediamo a tutti un alto senso di responsabilità, quindi anche di nuovo ai presidenti delle case di riposo, alla stessa regione di ritornare in campo e di riaprire un tavolo di confronto per risolvere il problema. E la prossima settimana, promette l'assessore regionale Sernagiotto, l'avvertenza potrebbe fare un passo in avanti decisivo e infatti convocherà IPAB e sindacati. Non avendo una competenza, perché è una competenza dell'ARAM nazionale sui contratti di lavoro, ma è chiaramente hanno ragione i lavoratori e le lavoratrici. Io mi sto battendo da un anno, ma c'è una parte di politica che non vorrebbe mai risolvere i problemi, ma noi l'affronteremo adesso già la prossima settimana con una rappresentanza delle case di riposo. Dobbiamo però certamente dare la garanzia ai presidenti delle case di riposo che non ci sia danno all'erario.